andiamoci a sbloccare Chamberlain. Ma che sono cresciute? Che è che tozze cacapa qua sotto? Ma che succede? Mi devo un po' abbassare. Mamma mia, è ancora cresco a 33 anni. Guarda che roba ti è. Grazie mille Miki per la donazione di 100 euro. Troppo buono Miki, io ti ringrazio, però fai una cosa. Questi 100 euro, cambiali in monete, tutte da 2 euro, che sono le monete più grosse che ci stanno, e infilateli su per il culo. Costa una fucilata, ringraziamo il gentilissimo Tony fucking Modestino per averci concesso di sbloccare questo Chamberlain nel suo account. Guarda che roba di... Secondo me questo è proprio un bel CC alla Firmino, più difensivo, perché mi pare che le stazze difensive sono meglio. Vedremo, sarà un affarone o sarà un bustacchione? Chi lo sa? Mettete un bello follow, perché a 100.000 follower faccio un balletto in coppa a TikTok. Ah, è questo. C'ha la scarpa rossa, voglio. Chi se è definitivo su Chamberlain? Ha un bel body type Chamberlain. Guardate quanto è bello doppio in game. È veramente forte, forte, no, valido, è forte. Insomma, Chamberlain, insomma. Comunque, guarda pure sto Chamberlain, quanto è fast nei cambi di direzione. Beh, Chamberlain come CC è meglio di Firmino, perché è parecchio più veloce e c'ha, credo, stats difensive superiori. Firmino è improvvisato COC, questo CC, pardon. Chamberlain invece nasce proprio CC, è il suo ruolo, a recuperare posizione quando vado a vuoto. No, chi è Kist? Bravo Chamberlain, bravo, bel tiro di sinistro, di prima. A lungo termine, dopo un po' mi stufo e non faccio più squadra. Vedi sto Chamberlain che clinical finisher, cioè per essere un CC fa degli inserimenti molto belli, perché c'ha alto alto, difende, attacca, attacca, difende. Però è proprio un bel CC, è il CC sto Chamberlain. E è bello agile, c'è equilibrio. È un CC perfetto Chamberlain. Guarda, guarda come si sprint boost. Guarda che bel tiro a incrociare di sinistro. Bravo Chamberlain. Chamberlain. La cosa comoda di questo Chamberlain è che finalizza quando glielo chiedi di finalizzare. Bravo sto Chamberlain. Guardate quanto è veloce sto Chamberlain. Ma poi fa dei bei passaggi precisi. Deulofeu, gran palla per Coman. Ancora per Deulo fucking Felu. Madonna, che bello tiro. Ma è mancino Deulofeu. Ma perché esulta così questo? È la sua esultanza. Bello tarchiato. Tanta roba pure su Deulofeu. Guarda quanto è agile, incredibile. Si gira in un niente.
Pazzesco sto Deulofeu, guardate che roba. 78, mica male. Corri Deulo fucking Felu, corri! Maronna, perché accelerazione! Questi sono definitivi, questi giocatori. Aiussaki lui Deulo Feu, che è una bestia. Sembra finalizzare bene, veloce. Palla incollata ai piedi. Guarda, guarda come skilla bene. Cioè, skilla, mo' è 4 stelle. Guarda, guarda quanto è agile! Ma che cazzo sto vedendo? Ma chi è sto Deulofeu? Zà, che si dice? Mira sto Deulofeu, ma poi guardate che body type curioso che tiene, bel ruppio. Guarda qua. No, qua. Peccato che non c'ha la quinta stella skill, se no o facevo pula sto Deulofeu. Oh! Bravo sto Deulofeu. Guardate che bel playa sto Deulofeu. Ma io mi ha già sbloccato su Deulofeu, è troppo forte. Maronna, su Deulofeu, che bello giocatore! Bel giocatore proprio, su Deulofeu fucking Felu. C'ha la palla attaccata ai piedi. Guarda, pare effettivamente George Best, chist. È più veloce però di Best. Maronna, che soggiate, cacchiavate! Ma quanto tira forte? Buendogno! Guardate che sprint boost. Guardate che velocità che piglia questo. Può fare la fascia, può fare l'ATT, può fare il COC. Guardate che reattività, palla al piede, guarda che roba! Bello, bello giocatore. Lo so, con tutta la situazione, Covid non Covid, però se venivi, insomma. Guarda come si gira bel del comando. Poi prossimamente esce il video. Ah, sei a Milano. Si sta bella. Ah, io comunque è troppo forte su Deulofeu. Ah, su Deulofeu, guarda, guarda quanto corre. Guarda quanto corre. Ah, io non ha sbagliato un tiro su Deulofeu. Non ha sbagliato un tiro. Siete invidiosi del nome di Orsetto? Guardate che sprint boost. Tiro a giro. È forte Deulofeu. Guardate su Deulofeu. Boom. Non sbaglia mai. E amen. Tanto. Sto Deulofeu è pazzesco. Ne ho già parlato ampiamente. Sbloccatevelo. Giocatore sembra George Best più veloce. Immobile per me poca roba su sto FIFA. Aiuto, mamma mia, su Deulofeu è troppo forte. Quindi, recap su questi due campioncini. Allora, Deulofeu, come avete visto, giocatore veramente pazzesco, sono rimasto impressionato dalla bontà di questa carta, un giocatore completo. Questo è il mio account, non credo che avrò la pazienza e la voglia di sbloccarlo, ma vi straconsiglio di sbloccarlo. Voi direte nom link, se avete la pazienza fatelo, anche se lo dovete fare entrare al secondo tempo. Questo è un giocatore incredibile, mi ricorda tantissimo George Best, di cui trovate sempre qui su YouTube la review. È molto molto simile a Best, solo che è più veloce, ovviamente c'ha meno finalizzazione, però finalizza benissimo. I passaggi non sono quelli di George Best, però fisicamente come si muove, come dribbla, è molto simile. Un giocatore completo. L'unica pecca sono quei passaggi lunghi, ma onestamente quando ho provato a fare i passaggi lunghi me li ha sempre fatti bene, perché magari compensa con quel 93 d'effetto, la visione, eccetera, eccetera. Quindi straconsigliato, ogni tiro gol, raramente ha sbagliato una o due occasioni col sinistro, regge fisicamente perché comunque ha 74 di forza abbinato ad un 90 di equilibrio che lo rende piantato a terra e quindi va via.
reazioni, stats di controllo palla, dribbling veramente eccellenti. Quella attività 80 non si sente per niente. Quindi, giocatore incredibile, gratis da sbloccare. Dovete solo trovare la voglia di sbloccarlo. Per quanto riguarda invece Oxlade-Chamberlain, con questo nome bello gagliardo, allora è un giocatore che a me piace tantissimo. Io a inizio FIFA, quando ho la squadra da poraccio, lo uso sempre nella sua versione base, perché comunque è un giocatore alto alto, 4-4 come piacciono a me, quei classici CCC per il rombo che ti fanno sia la fase offensiva che la fase difensiva, hanno un bel body type, questo in game pare pure più grosso di 1,75 m, bello doppio. Quando hanno alto alto si danno da fare, si propongono sia nella fase difensiva che nella fase offensiva, quindi tanta roba. In più, come potete vedere, è veloce perché 85 di accelerazione, 85 di velocità scatto, abbinato ad un 82 di agilità e 90 di equilibrio e una forza buona ma non elevatissima, fa sì che quando difendete con L2 R2 nei cambi di direzione si gira molto rapidamente quando dovete andare a contrastare. Quindi veloce, agile per uno che deve fare il centrocampista. Cioè, questo per farvi capire è un Seedorf per me molto più forte, perché in game è più veloce, è più agile, c'ha più equilibrio. Cioè, è un Seedorf che voi andate a pagare meno, poi linka con tutti quanti, eccetera, eccetera. Quindi ricapitolando, pregi, velocità, agilità. Io ci metterei pure la finalizzazione, perché comunque un centrocampista non è tenuto ad avere queste stats di finalizzazione, di potenza tiro, eccetera. Questo quando tira finalizza molto bene. I passaggi sono più che sufficienti, come vedete, 85 corto, 80 lungo, 78 effetto. Sono dei parametri base, diciamo medio barra alti, perché comunque 86 visione, eccetera, eccetera, sono buoni. Tanto equilibrio, tanto controllo palla. Le stats di intercettazione, lettura difensiva, eccetera, con ombra, ok, io non tengo mai presente degli stili d'intesa quando giudico i giocatori, però vi garantisco che con ombra questo fa anche giusti interventi automatici, si mette sulla linea di passaggio, eccetera, eccetera, perché comunque le stats base di difesa ci sono 78, intercettazioni, lettura difensiva 73, abbinate anche ad una buona aggressività. Conviene? A voi la scelta. Per me, anche se ne ho parlato bene fino a mo', no, non conviene, perché comunque se ne vanno 500.000 crediti per un giocatore che probabilmente, vi ripeto, già tra un mesetto e mezzo diventerà al limite dell'obsoleto. Per me, se volete un centrocampista, un CC che vi fa la doppia fase, va benissimo. Va benissimo. Firmino, che lo pagate nulla. No? Scusate se rido, ma dalla regia mi dicono: ma come no? Giustamente ne hai parlato benissimo fino a mo'. No, non ci butterei 500.000 crediti, che poi non ti ridà nessuno. Se magari questo era una carta scambiabile, vi dicevo compratelo assolutamente, poi vi stufate, lo vendete, eccetera, eccetera. Però buttarci 500k mi sembra eccessivo, ma solo per questo, solo per il discorso del prezzo. Però vi ripeto, al momento è uno dei migliori CC disponibili. È un po' come Firmino, che sapete che io consiglio sempre come CC, però più veloce, più difensivo, eccetera, eccetera. Detto ciò, io vi ringrazio per aver visto questa video review. Mi raccomando, date un'occhiata agli altri video che vi ho fatto uscire. Il video sui consigli per gli swap, la guida alla scelta degli swap e il video sulla review dei freeze. Nei prossimi giorni vi farò uscire anche tante review dei freeze. Grazie a tutti per aver visto questo video, alla prossima review.